forse quella di prima con questo telefono. Pronto? Ciao. Pronto? Ciao. Come va col tuo telefono? Tutto bene? Relativamente. Si sente che un po' relativo. Va bene, dici come ti chiami? Mi chiamo in viaggio. Come ti chiami? Per dove? Mi chiamo Fabrizio da Treviglio. Ma dove state andando? Stiamo andando a Treviglio, in questo momento sono seduto su un'ambulanza, ma ci se ne frega. Ma va bene. Ma cioè nel senso che sei ricoverato? No, bene. Nel senso che è il mio lavoro, stavo guidando, ho preso la linea, sono saltato dall'altra parte, la gente ci guarda male, ma... Tu guidi le ambulanze, quindi? Sì, sì. Cioè tu stai approfittando delle corsie riservate anche per se non sei in emergenza? In realtà abbiamo appena spento la sirena per rispetto vostro e quindi siamo ritornati nel traffico. Ma scusa, ma c'è capito, per rispetto nostro non... C'è uno che sta morendo e tu spegni la sirena. E tu spegni la sirena per vendere chissà che cosa, poi forse doveva vendere la lettiera del gatto. Usata, certo, perché se no sei peggio dei poliziotti che passano col rosso accendendo la sirena quando diventa rosso. Io gli vado dietro, vabbè. Capito? Gli va dietro anche. Cosa cerchi qua? Io potrei, cioè, io sono contro la censura, però. Ma sta scherzando, non credo che stia trasportando un moribondo. Spero di no, quantomeno. Dici la verità. In che stato è? Scusami? In che stato è colui che sta trasportando? No, è vuota. Stiamo ritornando in sede dopo un servizio. Va bene. E ovviamente fare tutte quelle cose che scherzando abbiamo detto prima è estremamente pericoloso. Certo. E non si fa. Bravo. Punto. Bravo. Sì. Cosa cerchi? La vendo. Vendi. Vendo, ma attenzione perché l'articolo è sugoso ed è di è un giornata. Gian sugoso forse. Sì. Parola del giorno, oggi Gian sugoso diventa parola del giorno. Allora, vendo una collezione molto grande di bong e pipe. Hai visto che Gian Sugoso, era la parola del giorno, poi dopo la festa della Semina del Pace è tutto perfetto. Ma ragazzi, ma che di cazzo bong una collezione di bong, ma a 15 anni c'hai la collezione di bong. Ma guarda che il bong è importante, cioè fa parte della costruzione della tua identità. Dai. No? Si matura anche attraverso queste cose. E bong, soprattutto. Ovviamente usati come soprammobili, perché altri usi sono illegali, ricordiamo. Sono dei soprammobili che uno colleziona, non è che ci fa delle altre cose. Come quelli lì che la mamma... c'è chi colleziona figurine che non so se ne fai. Ma quanti ne hai? Sono oltre 50 bong misti tra acrilico vetro alti dai 1,20 m ai 10 centimetri e una settantina di pipe. Te sei un sei il re, no? Il king dei... No, in realtà qualche anno fa con mia figlia avevamo messo in piedi questo business, poi siete fumate all'incasso e abbiamo piantato lì. Pensavo che fosse stato venduto tutto, invece in questi giorni guardando giù ho trovato Gian Sugoso e me ne va in crociera. Però, scusa, stiamo parlando di ex business, non traffico di ha messo su un business di costruzione di bong. Comprava e rivendeva bong e pipette. Esatto, faceva le bancarelle, andava a Sinigaglia. E adesso sei diventato invece un autista di No, lo ero ancora. Ed è per quello che mia figlia è sopravvissuta. Perché lo usava usava i bong e le pipette per animare la gente. Per scopi terapeutici. Vabbè, li vedi come è giusto che dovrebbe essere. Quanto costa uno? Sai che io il mio primo lo comprai, forse da te, in Fiera di Sinigaglia. Da me no. Da me il bong non l'hai comprato. In che anni avevi la bancarella? No, non ho mai fatto la Fiera di Sinigaglia. Ho bazzicato a Bergamo, in questi territori qua. Io comprai quindi il mio primo la festa dei popoli, insomma, le robe lì da fricchettoni che non sanno più in che anno vivo. No, io il mio comprai in società con un amico la Fiera in società. In società che non c'avevamo una lira, quindi ma il bong è per il bong, perché per il bong invece che è famosissimo oggetto ornamentale, cioè lo compri perché lo tieni lì come sul comodino di camera tua, perché quando ti sveglio prima di andare a dormire tu lo vedi e sei felice ti illumini. Ma tu sei un fricchettone, quindi sei un insopportabile hippie, no? Beh, io ho 60 anni, quindi sono stato un insopportabile hippie. Beh, no, 60 sono... Beh, sì, al limite proprio. Sì, da giovane, le cose
va bene. Va bene. Gian Sugoso, no, parlare del pensa, giorno. Voglio dire che per uno che volesse poi sbattersi a venderli uno alla volta su eBay o mettersi una bancarella è, certo, è ma una scusa, buona occasione. Come fa uno a sapere che articoli c'hai in questa collezione? Ti deve chiamare? Ti lascio l'email e gli mando foto, descrizioni, capienze, litri. Sì, ho perso il weekend a fare foto. Va bene. Un weekend lungo, perché se ci hai chiamato giovedì, cioè il weekend è stato iniziato. Ho dovuto riprendermi perché assieme ho trovato altre cose di cui è vietata la vendita e quindi ho dovuto buttarle, distruggerle. Che cos'era vietata la vendita? le ha dovute bruciare. Diciamo che le ha dovute bruciare. Sì, no, ma io ha dovuto usare del fuoco non ci interessa perché noi vogliamo la mail. Voi stiamo parlando di pipette e bong. Sì, allora la mail è tanti bong. Ma dai, ma vergognati, hai 60 anni, Cristo! Tanti bong! Che cazzo di mail è? Questo è tutto, aspetta. Che potrò peggiorare, Disma, ma guarire è possibile. Questa è tutta colpa di Costantino e del suo dito, è tutta colpa sua. È tutta colpa sua. Tanti bong. Se fossimo in due invece che cristiani, non avremmo questi problemi. Tanti bong. Ma sai che la roba drammatica è che io sarò così. Tiscali.it. Va bene. Grazie. Fabrizio, grazie per le opere di bene che fai con la tua collezione. Ti diamo il premio per l'eccellenza dell'annuncia passatel del mese, va bene. Ma forse anche dell'anno. Sì, grazie, ciao. Tutto questo era un grandissimo spot per la cannabis terapeutica. Ma no, era uno che vendeva gli oggetti che sono legali, finché non li... Ma io pensavo che era un grandissimo spot che tu avevi creato ad hoc, che ti eri messo d'accordo, che avevi preparato in questa settimana una grande opera di giornalismo d'assalto. Sì, ma come si fa a 60 anni avere la mail tanti bong? Cioè, perché, ma anche i tuoi nipoti? Però in Parlamento chi è che voterà mai forse in Italia la cannabis terapeutica? No, ho capito. Ma... O la depenalizzazione delle droghe leggere, gente di 60 anni. Sì, ho capito, ma pensa un giorno che c'hai una nipote che gli dice mandami una mail, dove te la tanti bong che ho la testa. E magari è ancora piccola e non sa cos'è il bong. Vabbè, sono cose che comunque... È un oggetto di arredamento. Fabrizio da Treviglio vende collezioni di bong e pipette. Sì. Se siete interessati, tanti bong @tiscali.it.